Procediamo con il premio per Nome e Giustizia a Paola Balducci, avvocato e docente universitario. Consegna il premio Chiara Grosselli, direttore marketing e comunicazioni IBM Italia. Leggiamo la motivazione. Per essersi impegnata in prima linea nella difesa dei diritti civili e dell'ambiente, sia come avvocato penalista e docente universitario, sia come parlamentare, partecipando anche alla revisione del nuovo codice di procedura penale. È stato colmato perché le donne adesso possono denunciare gli stalkers. Eppure in molti fanno notare il fatto che le violenze in realtà in questo senso continuano. Perché secondo lei? Ma io voglio aggiungere prima una cosa, visto che vi è il ministro qui avanti. Credo che quando le donne siano unite nelle battaglie importanti si possano fare grandi cose, perché la legge sullo stalking, altrimenti detta atti persecutori, non vedo che dobbiamo usare sempre questo inglese, è una legge che il cui testo è stato il nostro e che poi la ministra delle pari opportunità ha trasferito in questo governo. Io credo che quando si facciano cose condivise bisogna esserne solamente felici. Altro punto e chiudo: si è parlato delle detenute madri e consentitemi, se mi permetto, ma è stato una battaglia voluta da me, ero relatrice alla Camera, vi è l'Anna Finocchiaro che se ne è occupata e sono contenta, caro Ministro, che finalmente vi prendiate a cuore questo problema, ma è più bambini, bimbi nelle carceri. Quindi io vorrei concludere questo momento per me molto importante, penso a mia mamma che purtroppo non è qui, alla quale dedico un pensiero molto affettuoso. Credo che quando vi sono dei principi e delle battaglie importanti non vi è colore politico e le donne in questo sono. Guardate dall'alto dei fotografi. Paola, grande soddisfazione per questo premio. Ma devo dire grande commozione, perché anche aver dedicato quest'anno alla giustizia in un momento anche così complesso per quanto riguarda i problemi della giustizia, credo che sia un grande valore. Ancora più importante secondo me il fatto di darlo alle donne, perché devo dire che le donne anche in momenti più complessi riescono sempre a mediare. Io l'ho visto anche come parlamentare, donne di qualsiasi colore politico, quando si tratta di fare le vere battaglie per i diritti la pensano tutti nello stesso modo. E quindi viva donna, e speriamo che sempre più donne brave e capaci occupino i posti di comando. In un momento in cui le donne, si parla delle donne in politica per altri motivi. Esatto, e questo a me dà molto dispiacere, però vi è una fondazione come quella Bellisario che fa le battaglie per le donne capaci, vere, che si impegnano nel lavoro. E come sappiamo tutti noi, le donne hanno tante difficoltà. Uno, perché sono spesso, il più delle volte, mamme, e quando sono figlie devono occuparsi pure a loro volta delle mamme anziane e malate. Quindi bisogna dare secondo me un aiuto, un sostegno a tutte le donne, ma anche molto quelle donne del sud che hanno anche delle grandi, grandi difficoltà per trovare posti di lavoro e essere tutelate. Grazie mille. Prego, grazie.